start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Soccer Story, un gioco uscito da poco a fine di quest'anno su Steam, costa sui 16 euro. E che cos'è? Beh, per quanto si vede dal livello grafico, può ricordare un Pokémon piuttosto che un gioco simile, uno Stardew Valley, tutto quello che ha questo modello, diciamo, di movimento con questa grafica. In realtà è un gioco prettamente improntato sul calcio. Premetto subito col dirvi che non è il gioco della vita, senz'altro, ma nonostante se ne dica, diciamo, una valutazione nella media a partire dalle recensioni su Steam e dalle recensioni normali, diciamo, sulle testate giornalistiche, devo dire che è un gioco che potrebbe fare la gioia di quegli appassionati di calcio, soprattutto a livello di campetti di periferia e giocate tra amici, porte disegnate per terra, insomma, perché è un gioco con diverse abilità, diverse cose da sbloccare all'interno di una mappa, che è questa, che poi andrà ad espandersi, con questa da fare, una squadra da mettere insieme, obiettivi secondari, minigiochi. In sintesi c'è sotto una storia abbastanza semplice: la Soccer Inc. ha ritirato e ha reso proibito il calcio, cioè praticamente è possibile giocare a calcio solo seguendo dei parametri statali, come si usa dire, precisi, cioè in pratica il pallone è stato proibito e anche il calcio in sé come nome, e quindi si può giocare a calcio solo nei parametri dettati da questa società. Che cosa è successo? Io sono andato, ho iniziato la missione e praticamente ho preso delle missioni secondarie, ho preso degli oggetti che possono essere usati per completare determinate quest con oggetti da consegnare. Qui mi ha ricordato un pochino anche i vecchi Zelda per il Game Boy, dove si prendevano oggetti e andavano consegnati per ottenerne un altro e così via. Abbiamo i nostri personaggi che stiamo reclutando, cioè siamo noi con il nostro parametro di velocità, il nonno con il parametro di tiro, abbiamo Kai, la nostra sorella, con la forza che è più alta, e abbiamo Tonno invece, che anche lui è un velocista come noi, e abbiamo un ultimo personaggio da prendere, che è una sorta di, non so, non ho ben capito, un animale, insomma, però adesso lo andiamo a vedere. Succede qualcosa all'inizio della nostra storia, nel senso che scopriamo che il magico pallone destinato a riportare il calcio nel mondo può essere evocato da noi, può essere passato o calciato. In questo caso poi ci ritroveremo a fare sfide di dribbling, di gol nelle porte, insomma. Ho apprezzato particolarmente appunto la natura arcade, le porte, come vi dicevo, le porte disegnate, vedete lì sulla parete, il poter calciare e risolvere queste quest. Si potrà giocare anche a calcio andando avanti, e la cosa che mi è piaciuta appunto questa natura da campetto di periferia. Comunque il pallone poi lo potete usare anche per stordire la gente. Però andiamo avanti. Come fai? Ti ho un vecchio trucco. Ok, perché lui era in ufficio. Panda si aspetterà uno spettacolo di eccellenza nel controllo. Dobbiamo convincere anche Panda a entrare nella nostra squadra. Quindi dobbiamo stupirlo. Ti consegno gli stivali per il tiro controllato. Praticamente ci sono questi stivali che ci permettono di accedere a nuove aree del mondo, tipico dei giochi di questo tipo, tra tutti Stardew Valley. E ci sono gli stivali da sabbia che ci consentiranno di giocare in spiaggia e soprattutto di camminare sulla sabbia, e quindi accedendo a nuove zone. Garantiscono un'incredibile precisione e consentono di indirizzare il pallone esattamente dove vuoi. Come funzionano? Mira con R e RT per calciare il pallone. Ok, buona fortuna. Dobbiamo usare il tiro controllato per abbattere i droni in campo. Adesso non so se dobbiamo equipaggiarlo o meno. Comunque, mira col tiro controllato, bellissimo, e calciamo il pallone. Uno, mancato. Rievo col pallone, ricalcio e lo rimanco di nuovo. Mannaggia. Ok, è comodissima sta cosa, perché mi consente poi di fare un sacco di cose che non riuscivo a fare adesso. Ok, abbiamo abbattuto tutti i droni. Ora dobbiamo fare la cosa inversa, cioè praticamente così. 1, 2. I palloni sono stati tra l'altro anche ritirati, infatti tutti all'inizio si stupiranno che voi avete un pallone.
Adesso non ricordo se vi ho già detto il prezzo, ma siamo sui 16. 15-16 euro, dipende un po' dagli sconti. Come vi ho detto, non è il gioco della vita, ma può essere un gioco, un passatempo, ecco, interessante. Per quanto non vi dovete aspettare un'intelligenza artificiale ultra mega galattica per quanto riguarda le partite. La partita a livello di gameplay inizia appunto con una partita di calcio. Fantastico spettacolo, parliamo nel mio ufficio. Fare di nuovo quel numero con il teletrasporto, sì, lo ha fatto. Va bene, poi vi farò vedere perché al menu principale del gioco potete anche giocare. Questi stivali sono incredibili. Ok, ne troverò molti altri, ognuno un potere speciale. I tuoi doni somigliavano al drone che ho visto quando ho trovato il pallone. Mi hai scoperto, il tuo arrivo era stato predetto. Ho ricevuto una lettera anonima che mi preannunciava l'arrivo di una persona con un pallone magico. Mi è stato chiesto di aiutare questa persona a formare una squadra e fornire gli stivali per il tiro controllato. Ed è successo puntualmente. Sei proprio qui davanti a me. Quindi è tutto un piano di qualcuno, ma di chi? È un mistero. Siamo stanchi della Soccer Inc. E rivoliamo indietro il calcio. Va bene, occorre ancora un capitano. Potremmo sognare, allora posso vivere in una caverna a nord-est sotto la ferrovia. Fai attenzione, solo il calcio della Soccer Inc. è il calcio sicuro, sì. Ci vediamo. Andiamo a trovare la caverna di Panda. Quindi usiamo la mappa, vediamo se ha... In alto? Dove cavolo è la... In alto? Di là forse, vediamo. Nord-est, sì, in alto di là. La corsa è limitata all'inizio. Ci sono svariate quest da compiere, tipo beccare i bersagli. La cosa più tediosa è forse mettersi a esplorare e trovare tutte le cose nascoste. Però vedete che qui c'è la grotta. Eccola qui. Prima non mi lasciavano entrare. Esamina. Libri sulla produzione di marmellata. No, non è questo. Però siamo qua in alto. Mi chiedo dove sia. Vedete che c'è anche sto tizio. Sta cercando un panda. Questa è la sua caverna. Chi vuole saperlo? Dice che nessuno può parlare con il panda. Fine della storia. Le regole sono giuste. Solo il calcio della Soccer Inc. Calcio sicuro. Le regole non dicono niente al riguardo. Ma il panda non c'è, vedi? È uscito per meditare. Tutto il sabbione sta facendo un pisolino. Ok. Controlla la caverna. Forse c'è un indizio. Perché lui si sveglia solo con la campana. Ok. Un attimo, vedo una serie di cose impronte di zampe, dovrei seguirle, ok. E adesso possiamo andare in una zona che io non avevo mai visto prima, che non potevo accedere, a cui non potevo accedere prima. Eccola lì la campana. Possiamo andare di qua. Però io uso questa. Pericolo, campana, ok, via. Calcio. Raccogli. Ok, ho trovato la campana. Continuiamo a seguire le impronte. Così metteremo in piedi la nostra... Eccolo qua, panda. Ho suonato. Guarda che bel pallone, mettilo via. Solo il calcio della Soccer Inc. è calcio sicuro. Quello che dicono tutti. Io c'ero durante la calamità. È successa una calamità, in sintesi. Hanno abolito il calcio, in pratica. Il calcio è bandito, oppure gioca ancora la Soccer Inc. È venuto fuori dal nulla. Ok, mi sta chiedendo da dove arriva il mio pallone. Mi serve un capitano. Sì, ammetto di essere un po' stufo di meditare. Per il silenzio giocherò. Richiedo soltanto un piccolo spettacolo e dimostri l'eccellenza del controllo. Ok. Cominciamo con la sfida di passaggio, seguimi al campo. Ok, iniziamo con la sfida di... Ok, bellissimo, mi ricordano le prove di FIFA queste. Passa la palla nelle porte in cui appaio. Ok, perfetto. Va bene. Uno. Due. Tre. Ok. Oh, ma la sto cavicchiando, devo dire. All'incrocio dei pali. Molto bene. Ci mette un po' a recuperare il pallone ogni tanto, ma mi sta bene. Palo. Chi ha fatto palo? Ok.
5 secondi ancora. 20, al pelo, ce l'ho fatta. Molto promettente, ben fatto. Ok, sarà il nostro capitano, il panda, credo. Ora devi affrontarmi, non posso affrontare uno, no, occuperò la porta. Seguimi al campo d'allenamento, ok. Sfida di tiro di panda, ok. Devo segnare? Segni 10 volte e potremo procedere. Mira con... ok. Ok, segniamo. Non posso. 1. Mi piace un casino sta cosa. C'è anche il fatto di questa cosa che ricordo comunque l'infanzia, di un po' tutti, di segnare all'interno di elementi naturali. Porte con le giacche, gli zaini, insomma, bello. No, più che altro sono più che prendere lui dovrei buttarlo fuori se è così scarso in porta. Dovrei usare, tieni premuto a scattare, ok, la fiducia è un'ottima cosa, va bene. Allora praticamente seleziono e miglioro l'energia, ok, ho speso dei punti per potenziare l'energia, perché ognuno di quegli elementi lì migliora un'altra cosa, ok. Sono aumentato, più energia, va bene, quindi cosa devo fare? Ma sei in grado di spintare più a lungo. Sembra davvero importante. Aspetta di sentire la spinta quando sei a livello 5. Ok, va bene. Adesso è il momento della sfida. Superare il mio percorso. E avrai un capitano. Ok, perfetto. Devo fare anche questa sfida seguendo le frecce. Ok. Ah, merda. Ho sbagliato strada. Dio mio. Ho sbagliato strada. Ok, ho perso il pallone. Dovrò ricominciare. Ho paura perché... La sfida di dribbling sarebbe questa. Ma non ce la faccio. Perché posso usare ogni tanto lo sprint, ma non così spesso. Guarda, ce la faccio. Un secondo. Ben fatto. Perfetto, dai. Nonostante abbia sbagliato strada, abbia perso il pallone, mi sia incastrato nel cercare di recuperarlo, ce l'ho fatta. È deciso, il calcio torna a casa. Sta venendo a casa mia, ma non piaceva. No, no, capitano, ok. Segno il vero calcio. Va bene, è passato un anno a riflettere, va bene. Il suo padre è anche andato via, mi pare, quindi... Sono certo che il presidente Bob si metterà qualcosa. Vai a parlarci allora. Perfetto. Panda si è unito alla squadra. Ok, abbiamo la nostra squadra. Andiamo a parlare con il presidente Bob. Inizio a prendere un po' confidenza con l'ambiente. Qua abbiamo zone nuove perché poi vanno a sbloccarsi. Lì dovremmo fare un minigioco probabilmente a fare buca con calciando il pallone. Però in sintesi arriveremo a ricalcare i campi che contano. Storia... senza girarci intorno, abbastanza assurda per giustificare tutto quello che ha a che fare con, insomma, improntare un gioco del genere sul calcio anziché sulla fattoria, insomma. Ho una squadra, un capitano, bisogna una partita. Il capitano è male, torna a giocare a calcio. Beh, posso giocare a calcio? Fammi vedere. I lattanti fanno spesso le visite turistiche, si sfideranno gli animali, credo. Dovrò giocare contro... Non hai mai giocato una partita vera, bisogna un inizio semplice, d'accordo. Questo spirito è giusto, andiamo al campo. Si gioca con i nostri compagni. Quindi non vi devo neanche, forse neanche far vedere la modalità di gioco, perché poi c'è la storia o la partita direttamente. Però iniziamo, dai. Abbiamo due tasti, il passaggio e il tiro. Un giorno dovrei affrontare l'antante FC. Ok, potrebbe essere più bravino, non ne dubito. Giochiamo da subito, dai. Non ci interessa parlare. 4 minuti, dai. Cerchiamo di vincere, vediamo anche che difficoltà è. Questo non l'ho mai fatto perché ho giochicchiato fino adesso. Ok, sono io comunque in controllo. Facciamo... Voglio fare... Ah, ok. No! Il nonno. Bravo, il portierino. Non riesco a distinguergli, almeno le pettorine, io dico. Possiamo fare anche il... Ok. Passo di là, passa giù, bravo, bravo, di nuovo, il tiro! E c'è la rete! Il nonno che gioca a calcio. Ed esultano in modo totalmente irrispettoso dell'avversario. Comunque ci sono i tackle e i tackle credo che
siano senza fallo. Ok. Ok. E qualcuno libero? State tutti indietro. Mannaggia voi. Vieni qui. Passa lì, tira là. Sì, avete un cane per portiere, però voi, eh? I lattanti sono proprio alti un metro e un citofono. Va bene, dai. Sì, qua è veramente facile. La cosa che non so dirvi, insomma, vi dico di tenere conto di questa cosa se deciderete di prendere il gioco, è che la difficoltà non l'ho scelta e non saprei dirvi se è selezionabile. Bene. 3-0, direi che dopo un minuto è un po' eccessiva come cosa, però mi hanno stordito. E la prima parata che fa... Ula, due parate. Ma scusa, se io premo... Adesso voglio vedere una cosa. Se io premo... No, non mi fa calciare di precisione. Ma... Ci sarà un modo per saltare la partita se questo è troppo semplice. Comunque, il panda, gran parata del panda. Ma attenzione, grande calcio champagne. No. È un classico dei primissimi FIFA, il cambio. Il panda! Gran portiere, panda, capitano. Classico dei FIFA, il cambiare il giocatore controllato col tasto di passaggio. Prova a entrare in porta. No, non posso entrare in aria, è un po' come la palla a mano. Ci sta. E là là, attenzione. Poi è ovvio che questo non è un manageriale, perché è tutto story driven, quindi non è che potete amministrare, cambiare il gameplay ogni volta in base alle scelte che fate. La storia è quella, battete con gli avversari. Alla fine è come un gioco di ruolo dove alla fine, quando potenziate tutto, avete tutto. Io voglio far segnare al nonno, però. Nonno. Attenzione, nonno, passa il pallone alla sua sorella. Il nonno lo lasciano in difesa, poveretto. Vai, nonno, attenzione, da solo, il tiro di nonno! devo controllarmi. Allora, il panda non prende... Vabbè, intanto proviamo a far segnare il nonnetto. Comunque, personalità... E qua andiamo a prendere gol. Allora, nonno, vai. Ma continua a tornare indietro. Ok, bravo. E hanno sfasciato il femore al nonno. Dai, vieni su, accompagnami. Vogliamo far segnare il nonno, ma il nonno qua... Lo scatto è un po' quello che... Ah, ma non ho mai usato lo scatto, sono un bambo. Ok, dai, sì, ma è volutamente semplice questa, attenzione, al nonno, lo scatto, attenzione, parte, Rijkaard sulla fascia, attenzione, al nonno, prende il pallone, va davanti da solo l'ultimo minuto, il tiro, la rete del nonno, mamma mia, la rete più bella della partita, 5-0 contro i lattanti, e bene, bene, dai, ha preso gol il panda. Ha preso un gran gol, tra l'altro. 5-1. Sì, il risultato poteva essere molto più tondo, ma noi siamo degli avversari onesti e rispettosi, e quindi gliene segniamo uno subito. Anzi, in questi ultimi 10 secondi cercheremo di fargliene anche altro. Sempre col nonno calciando da centrocampo. Ok, nonnino. Vada. Non cincischi. Calciamo da qui. Vinto. Dai, grandi, grandissimi. Soccer Town FC contro i Lattanti, o come si chiamavano. Lattanti FC. Bene. Congratulazioni, il giocatore ha vinto la prima partita. Grazie, è stato incredibile, sono davvero colpito. Andiamo a parlare nel mio ufficio, avremo più privacy. Perfetto. Praticamente poi la mappa si espanderà, avremo accesso a più oggetti da poter utilizzare, più sotto questo per guadagnare medaglie e guadagnare punti di potenziamento dei vari giocatori.
Sono grandi notizie, spiegato tutta la città, so che a capo, ok, facciamo, ok, stiamo riconvincendo tutti a rientrare nel, diciamo, nel mondo del calcio, insomma, che è stato proibito. Devi convincere l'atletico pensionato a tornare a giocare a calcio. C'è una casa, c'è un pensionato a nord della città, che è chiusa, la casa di riposo, e quindi praticamente vinciamo facile anche questa. Vabbè, andiamo a parlare col custode, abbiamo altro da fare. Comunque figo, figo come cosa, voglio, vabbè, questa è la casa. Voglio uscire e farvi vedere, intanto la partita dovrebbe averla salvata, farvi vedere all'inizio, vedete, abbiamo la partita rapida e qua possiamo andare a sfidare squadra 1, squadra 2, sfidare i nostri amici contro gli animali, credo, i panda. Ah no, però noi abbiamo una squadra, io voglio fare la squadra 2. CPU, 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 CPU la voglio fortissima. E noi facciamo una squadra debole. Tipo i toddlers, i popanti, i lattanti. Ok, adesso siamo contro una squadra forte. Quindi tecnicamente loro dovrebbero essere molto più forti di noi. No, non la facciamo tutta, è solo per farvi vedere il livello di difficoltà. Cazzo, non me la fanno vedere. Però almeno l'abbiamo parata una. Minchia, che quanto sono forti sti qua. Ok, adesso magari teniamo la palla più di 3 secondi. No, vabbè, ma sono veramente fortissimi quelli. No, questi improponibili sono. Ma non me la fanno vedere! Ok. Tira, sciocco. Vabbè, dai. Abbiamo fatto un video. Ma ha parata comunque. Vabbè, dai. Difficile. Ragazzi, questo era Soccer Story. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, come al solito. Alla prossima e ciao ciao.